una certa commozione che io mi appresto a questa cerimonia che congiunge un primo risultato, una tappa della nostra Incom, il raggiungimento del millesimo numero, con la felice inaugurazione di questa nuova sede della nostra attività. Che io attendessi un grande spettacolo all'inaugurazione di questo nuovo stabilimento era da attendersi. Ma quando vedo l'incomparabile scenario che la natura e la romanità d'un tempo ha prestato a questa cerimonia, io, amico Guglielmone, so trarre felice auspicio. Oggi una pagina bella. Tutti coloro che hanno collaborato a scriverla abbiano da parte del governo anche il plauso ed il regramento. Il numero 1000 della settimana Incom con una sua dichiarazione. Sono io che devo ringraziarvi di avermi dato la possibilità di partecipare a questa vostra festa di famiglia. Essere giunti al millesimo numero settimanale è certamente motivo di grande orgoglio per voi e mi felicito con tutti i collaboratori. Ho sempre ammirato ed ho sempre considerato feconda di risultati l'opera che andate svolgendo da anni con tanta passione e con tanta intelligenza. Voi non soltanto avete portato ed illustrato dinanzi alle platee italiane e alle platee del mondo i principali avvenimenti che si sono svolti in questi anni, ma soprattutto, e questo desidero sottolineare, avete saputo magistralmente illustrare gli sforzi di ricostruzione del nostro popolo, di questo popolo che ha saputo magnificamente ricostruire i propri destini sul piano sociale, sul piano politico, sul piano economico, uscendo miracolosamente dalle rovine in cui la guerra l'aveva gettato. E per questa testimonianza degli sforzi compiuti da 47 milioni di italiani, per questa testimonianza di questo sforzo che voi avete reso dinanzi alle platee di tutto il mondo, io desidero ringraziarvi di cuore proprio nella mia specifica veste di capo del governo italiano. E desidero approfittare di questa felice circostanza per rivolgere ancora una volta un pensiero di ammirazione e di gratitudine verso gli italiani, verso tutti gli italiani senza distinzioni, che entro il nostro territorio, o al di là delle Alpi, o al di là dei mari, hanno lavorato e lavorano con fede, con costanza, con rara dedizione al proprio dovere per tenere alto il nome della loro patria. Assicuro loro che questo governo, che vuole essere il governo di tutti gli italiani, compirà a sua volta ogni sforzo perché la marcia intrapresa in questi anni sia continuata
con particolare fervore e con particolare efficacia per camminare sempre meglio sulle strade della difesa, della libertà, della democrazia, dei nostri valori spirituali, per la difesa della pace, per il raggiungimento di una sempre migliore giustizia sociale. Grazie, signor Presidente, per l'incoraggiamento e grazie anche per averci affidato questo messaggio. Silenzio in sala, prego. Via interlocca. Mille e ancora mille è il nuovo motto del nostro cinegiornale. Per mantenere sempre meglio questo impegno, per... Letzter Akt eines großen Werkes. Die Einweihung des Infokillzentrums steht bevor. The last act in the accomplishment of a great project. C'est la fiévreuse veille d'armes de l'inauguration du centre cinématographique Infocom.